Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio, e qui è Manu, e ben ritrovati nel canale. Buona domenica, oggi primo appuntamento con i camion americani. Manu, iniziamo. Tanta roba, ragazzi. Col botto. Ebbene ragazzi miei, eccoci qui come sempre di questo video. Ve ne avevo già parlato sui miei social, mi raccomando, vi lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati sia su quello che esce sul canale ma anche su quello che arriva in edicola. Vi avevo promesso che sarebbe venuto Manu, faremo un appuntamento grande con questi camion. Sopra la sua testa vi lascio il video unboxing dove potete andare a vedere tutti quelli che ho recuperato. Vi ho spiegato dove li ho recuperati, più o meno anche quanto li ho pagati, perché li ho presi su Vinted invece che in edicola. Insomma, trovate tutto quanto il resoconto. Mi raccomando, andatelo a recuperare. Allora, come dicevo, oggi domenica, Manu, e faremo un appuntamento ogni domenica. Quindi ogni domenica ci vediamo. Quindi per 5 giorni di fila ci vedremo con il nostro Manu e scopriremo un nuovo camion. Io sono sicuro che vi piaceranno. A noi ci piace tantissimo, sì. E questo peraltro era uno di quelli che abbiamo visto sul cartonato subito. Questo, questo è veramente figo, ragazzi. Sì. Vi manderei le chat di quello che ci siamo detti quando li dovevo prendere. Sì, ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, noi come al solito vi invitiamo a lasciare un grossissimo pollicione all'insù. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che sopra la testa di Manu vi lasciamo la playlist dei camion americani, dove potete trovare i video che abbiamo già fatto e dove troverete, come detto, ogni domenica tutti quelli successivi. In sotto invece vi lascio il mio gruppo Telegram Viso TV Modellismo, altro metodo molto importante per stare sempre aggiornati su tutto quanto. Allora Manu, questo è un camion che a me è piaciuto immediatamente perché è della Shell. Devo dirti che è fatto benissimo. La cisterna cromata, che è una cosa che proprio mi piace tanto. E come vi raccontavo, essendo io un grande appassionato di Formula 1, la Shell e la Ferrari sono proprio da sempre in partnership. Quindi magari fare una vetrina con questo camion, una Ferrari, e peraltro aggiungeremo anche una Ferrari, dopo ve la faccio vedere, e racconteremo anche qualcosa a Manu, che intanto sta chiedendo pausa, ma aspetta un attimo. Mi stava strozzando. Ok. Vai. Vabbè ragazzi, spostiamoci sotto e iniziamo a aprire questi camion. Allora, eccoci qui, caro Manu. Sì. Guarda che spettacolo. Peraltro questo è l'unico che mi è arrivato proprio ancora con il cielo. Fanno gli altri erano stati aperti, però va bene tutto. Ma questa è una collezione che uscirà anche da altre parti, oppure questi si possono... Sì, allora, anche questa è una cosa nei negozi dei giocattoli, insomma. Questa è una cosa che ho spiegato Manu nel video, quello unboxing. Praticamente questa è una collezione da edicola. Sì, ma il video unboxing oggi è domenica, esce oggi, io ancora non ho visto. Vabbè, però questo che ne sanno loro. Vabbè, comunque ti dicevo, è una collezione uscita anche in Francia e in Spagna, okay. Già completa da loro. Ah, ok, ok, per, è proprio finita. Esatto, perfetto. Per Altaïa. Mentre invece noi da De Agostini abbiamo iniziato adesso. Di conseguenza, se vai su Vinted trovi, certo, già tutti questi camion. Quindi comunque arrivano sempre dalla Francia e dalla Spagna. Esatto. Allora Manu, questo qui è il Peterbilt 359 del 1970. Ok, io sono andato, come detto, a guardare tutte le informazioni. È stato prodotto dal 67 all'87. Poi, come ti stavo pure raccontando prima che iniziassimo a girare il video, questi camion poi sono andati avanti per anni. Che... ma io con il lavoro che facevo prima, le cisterne si revisionavano ogni 25 anni. Quindi, immagina quanto dura una cisterna. Esatto. Poi però mi sono andato a informare anche su una cosa, perché mi sono detto, va bene, ok, la Shell e la Ferrari so da sempre, però da quanto? Perché magari negli anni 70 può essere pure che non avevano, certo, la partnership. In realtà è una collaborazione, Manu, che risale agli anni 20. Penso praticamente quando la Shell invece che la benzina faceva il carbone. Sì, tipo 1929, quando proprio Enzo Ferrari fondò la scuderia, e è durata fino ad oggi. Poi ovviamente la partnership è stata rafforzata negli anni 50 quando la Ferrari, certo, entra nel Formula 1. Però fino ad oggi Shell e Ferrari sono una delle collaborazioni più longeve proprio che c'è. Allora Manu, il camion deve essere... anche perché pesa una tonnellata, perché prima ho preso la è proprio bello. Allora, eccolo qua. Praticamente, allora, mi piace tantissimo tutta la zona cromata, sì, che ce ne sono tantissime, quindi abbiamo gli scarichi, gli specchietti, il parasole, guarda anche la griglia anteriore, il parafango. Pure il deflettore sul tetto è fighissimo. Veramente spettacolare, guarda pure le doppie trombe con le luci gialle sopra il tetto, bellissimo. Abbiamo il volante sicuramente bianco, vedi? Sì. Si vede. Non vedo altri dettagli all'interno, però sicuramente il volante fa piacere, eh? È una cosa, sì, che sì, ci sta. Almeno in tinta quello in mezzo. Assolutamente. Certo, la posizione e il montaggio di questo volante, non so come fai a guidarlo il camion. Allora, guarda, perché questo... stai così? Questo è vero. Cioè, si muove un pochino il serbatoio, però
credo che non sia un problema, perché ok, si muove, però non è una rottura. Magari ha semplicemente magari sotto c'ha le viti lente. Un pochino, fa un pochino gioco. Vediamo un attimino sotto. Ma credo, sì, c'è una vite lenta. Forse sì, o forse non è proprio stato ben avvitato. Comunque, Manu, ti dico la verità, questo non se ne va da nessuna parte. Dove quindi, va? Insomma, no, anche perché hai visto, sta proprio incastrato. No, non c'è problema. Guarda pure i parafango, come sono belli cromati, sì, belli lucidi. Ma pure sopra, guarda i paraschizzi sopra. Sì, veramente bellissimo. L'unica cosa un pochino che non mi piace è la parte dietro, perché i tubi dell'aria qui non ci sono. Non ce l'hanno messi, sì, però potrebbe pure essere che erano nascosti, che ne sappiamo. Ah, adesso magari che stanno sotto. Magari sotto, però non lo so. Comunque, una cosa che ti volevo dire, Manu, che come abbiamo visto negli scorsi episodi, anche questo, guarda, è stato scolpito tutto perfettamente, guarda i rivetti sulla carrozzeria, sono fatti proprio bene. Quindi ma che questa... poi questa dovrebbe essere la cabina dell'autista. Credo di sì, infatti sono andato a leggere un po' di informazioni e parla proprio di un camion molto comodo. Guarda quanto è grande, conseguenza... cioè, se la proporzione è quella, la cabina è enorme. Sì, sì, c'ha proprio una cuccetta. Questo, il Peterbolt, è uno dei camion proprio più famosi in America. Peraltro il Peterbolt è anche quello di Duel, eh? Ah, è okay, il modello un po' più vecchio, però comunque parliamo sempre del Peterbolt, quindi lo stesso mezzo, insomma, diciamo, esatto, questo è solo un aggiornamento. Dopodiché, Manu, ci andiamo a vedere anche la cisterna, perché questa merita. Ti devo dire una cosa, rispetto a quelli che abbiamo scoperto l'altra volta è molto più pesante, okay, e secondo me proprio il telaio è ferro probabilmente, perché lo sento proprio molto più pesante rispetto gli altri, molto leggero per esempio del tronco. Esatto, il tronco, ma anche quello che abbiamo visto, quello del trasporto di, okay, auto d'epoca, l'uscita numero 2, era molto più leggero. Allora, è bellissimo perché vedi è cromata la cisterna, fatta bene, abbiamo la scritta Shell, logo, tutto bellissimo. Guarda che bella anche la gomma di scorta, sì, veramente figa. Okay, poi abbiamo due file da quattro ruote, bellissime. Andiamo a guardare la parte posteriore, peraltro bella, bella la anche scaletta, la scaletta, logo bella. Shell, abbiamo questo parafango leggermente storto, okay, vedi, punta un po' verso l'alto, però bello il fatto che ci siano la plastica trasparente, la sì, 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 c'è anche la targa, e ti dicevo, i fari di plastica trasparente ci piacciono. Piace pure sopra che c'è, guarda un po' che bello questo dettaglio, questo credo che sia proprio dove si attaccano le pompe, sì, no? Questo qui sì, per infatti sono quattro, perché la cisterna ha quattro scomparti, quindi esatto, sopra ci sono quattro, esatto, botole di ispezione, quindi abbiamo un bocchettone per ogni, sì, per ogni cisterna, veramente, sì, perché in teoria bello. Tu all'interno di una cisterna a quattro scomparti puoi caricare quattro tipologie diverse di materiale. Certo. Okay. Io ti dico, sono proprio felice, è un camion secondo me stupendo, è il primo che ho visto, il primo che volevo mettere in collezione. Questo poi l'avevamo detto da subito, poi guardando le altre uscite ti sei innamorato anche di altri assolutamente camion. Sì, però ti devo dire che magari ad esempio quello di Duel inizialmente non l'ho, certo, riconosciuto. Ce n'è anche uno di Terminator che non ho voluto prendere, che ovviamente non avevo riconosciuto. Questo della Shell ho subito detto, Manu, questo è Ferrari, questo viene a casa, questo assolutamente lo dobbiamo prendere. Comunque sono soddisfattissimo, io non so che ne pensi tu, no, Manu, veramente figo, cioè la motrice è spaziale, e il semirimorchio pure, non c'è nulla da dire. Esatto. Peraltro, Manu, targata Shell, peccate, sta Ferrari di Schumacher in scala 1:43, e dimmi se non ci sta uno spettacolo. Ragazzi miei, commentino qui sotto e fateci sapere che cosa ne pensate. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Noi come al solito vi invitiamo ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, non so, bellissimo come questo camion. Vi raccomando, like al gasolio, assolutamente. Fateci sapere se vi è piaciuto, se l'avete presa anche voi, se state continuando la collezione, tutto quello che volete fatelo con un bel commentino qui sotto. E come sempre vi chiediamo se avete anche qualche altro consiglio da dirci, insomma, qualsiasi magari cosa. Se le uscite che non abbiamo preso ce le mandano su Instagram per vederle, siamo contenti. Va benissimo tutto. Noi vi diamo appuntamento dunque per domenica prossima, apriremo il K2000 di Knight Rider. Tanta roba. Quindi restate sempre super sintonizzati. Qui da Visio, da Manu e dal Peterbolt della Shell è davvero tutto. Noi vi mandiamo un grosso saluto. Ciao ciao.